bene, non posso parlarvi ancora. È un film di Roman Polanski, prodotto da Barbareschi, comunque. J'accuse. Beh, Luis, no, non c'è Bridget Fonda. Comunque, qui si fa dovremmo parlare anche di Tarantino. C'è il mare qui, sì, non proprio qui, ecco. E Garel si è sposato l'Azzurra Costa o Letizia Casta in galera ti mando, l'affare Alfred Dreyfus. C'è Jean Dujardin. Io ho preso un albergo a Cajardini e non so se vincerò l'Oscar, però sono The Artist Pro Excellence. Intanto passa la gente per il cazzo. E niente. Adesso torno a casa e cioè a casa, nella camera d'albergo. Ecco, qui si vede meglio. Scorcio marino, marittimo. Fra l'altro adesso mi siedo, scusate. Passa anche una bella figa. Non ho capito una cosa. La mattina io prendo l'autobus. Lo prendiamo in parecchi. A San Nicolò, dove attraccano. Vaporetti. Ecco, l'autobus scende poche centinaia di metri, anzi, a 100 metri dal Palazzo del Casinò, vicino alla mostra del cinema. E lì non c'è la sicurezza, però c'è metri più avanti, scusate, devo interrompere la registrazione perché la gente passa in bicicletta e mi guarda male, fa bene. E ecco, lungo questa strada c'è la polizia, quindi se passi di qua ti controllano, ci sono i metal detector. Se passi dal retro, quindi cos'è l'immunità per via del fatto che sei salito sull'autobus, non c'è alcun controllo. Ma è assurdo questo fatto. Prendo l'autobus, sta arrivando. No, non era il mio, non era il mio. Questa non guarda avanti, mi devo fermare io, altrimenti faccio un frontale. Ok? Guarda, lì c'è uno che fa jogging, che non è male, ha delle belle cosce. Lei non si riesce a vedere. In galera ti mando. Eh sì, una bella storia questa. Questo J'accuse assomiglia un po' alla mia vita, l'affare Dreyfus, e mi dichiaro ancora innocente. Io ho smascherato colpevoli.